una tradizione che qui è ad Acitrezza da tantissimi anni. Ogni anno ad Acitrezza, Borgo sul Mare, frazione di Aci Castello in provincia di Catania, durante le celebrazioni del patrono San Giovanni Battista, si rinnova una ultracentenaria tradizione della pantomima del pesce a mare, upisce a mare, un rito propiziatorio, parodia della pesca del pesce spada, che si effettua da secoli nello stretto di Messina. La pesca del pesce spada rappresenta la continua lotta con gli elementi naturali per sopravvivere, in una terra che come pane ha il pesce. Nel porticciolo cittadino davanti a tantissimi visitatori, Urraisi, colui che dirige la pesca, si avvia ballando sulla spiaggia, vestito con calzoni corti, stracci rossi e gialli e un cappello di paglia. Alcuni pescatori iniziano la cala della barca e danno inizio alla pesca d'upisci, rappresentato da un nuotatore che si immerge nello specchio di acqua teatro della pantomima e si nasconde tra le numerose imbarcazioni. Il Raisi, quando lo avvista, incita i marinai a catturarlo. Dopo vari tentativi il pesce viene preso e levato a bordo, in una grande festa con il suono dei musicanti e le urla di gioia dei marinai. I pescatori tengono il pesce uomo e minacciano di squartarlo con una grande mannaia. Proprio quando i teatranti sono felici per il pescato e pronti a gustare le sue carni prelibate, il pesce riesce a fuggire definitivamente. La pantomima si ripete per 3 volte e il finale è sempre lo stesso, con il pesce che riesce a fuggire. I pescatori in preda allo sconforto capovolgono la barca. Questa festa è considerata una delle manifestazioni popolari più importanti della Sicilia. Nella semplicità della rappresentazione, recitata come già detto da pescatori locali, è presente tutta la profondità del rapporto tra l'uomo e il mare, il pescatore e la preda. La cattura del pesce spada e poi la perdita della preda rappresentano l'alternarsi della ricchezza e della povertà, della felicità e della disperazione, della vita e della morte. Il mare dà, il mare ti leva, il mare non è bello, non è bello. È bello chi lo vede da fuori, ma chi è che deve andare a pescare è brutto. Vanno a pesca di un pesce, il pesce non è pesce, ma un uomo che praticamente gli scappa da tutte le parti, lo prendono. Poi scappa, poi lo riprendono ancora. Gabriele, a te il compito di fare il pesce. Sì. Ma da quanti anni rivesti questo ruolo? Quest'anno sono 19 anni che faccio il pesce. Ma quindi hai iniziato davvero da piccolo? Avevi 13 anni? 13 anni. Come vengono scelti appunto? È una tradizione, mi è tramandata tra padre e figlio. Prima lo faceva tuo papà, il signor Nicola. Che ora ha preso il posto, diciamo, tagliapesce, capomannano. Cosa significa per voi questa giornata e poi questa rappresentazione? Per me è una cosa bellissima, sia per una cosa tramandata da padre in figlio e poi una cosa che giustamente, essendo del padrone San Giovanni, che noi siamo molto legati, una cosa che viene proprio dentro il cuore. La rappresentazione inizia alle 17.30 tutti gli anni? 17 ogni anno, con la partenza? Con la partenza, o dalla barriera o dalla Munnazzi. E poi tutto si svolge qui, nelle acque? Nello specchio del mare del Scalo Loggi. Abbiamo visto che la pantomima si svolge più volte, ben tre volte. Sì. Quindi un po' è quello che succede tutti i giorni, si cerca il pesce in mare. Sì. E poi alla fine, come si sa, sempre il pesce ha... come si dice? Vince, alla meglio. Alla meglio. E comunque è un buon auspicio per i pescatori di tutti i paesi, soprattutto delle 10 Trezze. Tu cosa fai nella vita? Insomma,
un operaio, ma il tuo rapporto con il mare è molto profondo. Sono perché vivi qui alla Citrezza, sì, ecco, questo borgo è fantastico, in particolare nei mesi estivi. Certo. Cosa significa il mare per voi? Ecco? Qui... è la cosa più bella che c'è. È bello vedere tante persone che vengono proprio per questa giornata ad assistere alla vostra rappresentazione. Sì, bellissimo. Ogni anno dai 2.000 ai 3.000 persone ci vengono a guardare.